un attaccante che comunque facesse un lavoro del genere in fase offensiva. Purtroppo. Facile a fare scambi con gli altri, provo a cercare di far spazio ai centrocampisti che entrano, quindi il lavoro ne fa tanto, tanto e forte, come sempre se facciamo il paragone con Gioco, come sta a controllare, se sta Sì. cambiando i palloni, certo, molto bene. No, no, per carità. Il problema di noi laziali è che comunque, per quanto fosse, siamo stati sempre abituati bene da quel punto di vista, a parte negli ultimi anni della gestione Lodito, comunque sia sì, storicamente abbiamo sempre avuto Grandi attaccanti, grandissimi come no? attaccanti con grandissime medie realizzative, perché comunque Signoria sia. Crespo, sì, certo. Signori, Crespo, ma Ieri anche guarda c'erano Giordano, quanti ne avevamo presi? Giordano, Tantissimi. Chinà, ma anche. Boxic. Però io parlo a Boxic, secondo me bisogna aprire un capitolo a parte. Parte, sì. Cioè, non io faccio un discorso più che altro di bomber in casa Ah, Lazio. ok. Premesso che per me Boxic, io nei miei 31 anni di Lazio, è il giocatore per me più decisivo, il più forte che abbiamo Era visto fortissimo. indossare la maglia della Lazio. Però comunque sia, in fase realizzativa, siamo sempre stati abituati bene, anche perché comunque sia, al di là di anche questi grandissimi nomi, io mi ricordo anche Rubens Sosa, che media presenze e realizzazioni aveva una media molto molto alta. Come no, Pure fanno cose. assolutamente. Scusa, Alberto? Marcello Dalla che mi aspettava, che aveva inserito, insomma, Vieno e Schmelle. Vieri in un anno fece, mi sembra, 15 presenze, 13 gol. Mezza stagione. Mezza stagione, no? Fece, penso, una media di un gol a partita. Vabbè, lasciando Piola che ormai che come numero è molto alto, sta a 143, quelli che vengono dopo di lui come reti nella Lazio sono Signori con 107, Chinaglia 98, Giordano 86, Tommaso Rocchi 82. Però questo riguarda solo la Serie A, giusto? Questo Sì, ok. riguarda solo il campionato italiano e soprattutto i 143 gol di Piola valgono ancora di più per vari motivi. Primo perché prima si giocavano molte meno partite Partite. rispetto ad adesso e poi l'autogol all'epoca era autogol, non è come adesso che se io tiro qualcuno la prende, il tiro l'ho fatto io, me lo danno a me il gol. Sono cambiate pure le regole, quindi questi 143 sono ancora di più come gol. Poi c'è Klose, Carlaschelli, Morrone, Pandev, Flamini, Guarisi, Mauri, Candreva, Casiraghi, D'Amico, eccetera, eccetera. Rubens Sosa ha 40 gol come D'Amico. Crespo 39, però questi sono solo i gol, certo c'è da vedere poi in teoria pure le presenze. Sì, io infatti mi riferivo a quello, sarebbe La particolare poi media. andarle ad analizzare, perché Sì, secondo penso me, Boxic, Crespo, sì, beh certo, hanno perché molte meno hanno presenze fatto meno anni, rispetto, quindi certo, sì. rispetto magari a un Tommaso Rocchi, è chiaro. Sì. Anche se però Rocchi poi è uno dei 5 giocatori che ha superato la soglia dei 100 gol, quindi sempre merito comunque a lui. Sì, poi tra i marcatori della Lazio è quinto in Sì, classifica, insomma, assolutamente sì. davanti a lui a Giordano, Chinaglia, Signori e Piola, quindi penso che debba essere più che contento di stare in Sì, questa poi Rocchi ha classifica. segnato in tutte le competizioni che ha giocato con la Lazio nei suoi 10 anni di presenza laziale, quindi in tutte le coppe europee e in Supercoppa italiana. Comunque queste partite un E po' poi meno, un po' più rare, comunque lui invece ha sempre messo lo zampino. con Pandev facevano una bella coppia perché pure con Pandev Sì. 48 reti con la Lazio si assortivano abbastanza bene. Pandev insieme a Klose cioè Pandev, perché poi per i numeri ufficiali Klose è secondo, diciamo. Pandev è il miglior realizzatore straniero della storia della Lazio, quindi particolarità. Speravo infatti lo scorso anno che Klose lo agganciasse, però ecco, per un autogol di un Lazio-Udinese Klose gli sono stati contati 63 e non 64. Questa è una piccola particolarità, sì, perché speravo appunto che Klose lo agganciasse. Allora, ragazzi, bene. Allora, siamo, diciamo, alle battute. Sei quasi triste perché non è partito il momento, diciamo cosa va, ma stasera siamo stati troppo seri, abbiamo citato troppi numeri, non siamo stati No, abbastanza no, 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 rilanciati. non era per quello, anzi, tutt'altro. No, più che altro io sinceramente Andrea mi ha un po', diciamo, demoralizzato Condizionato. ancora di più, perché comunque sia io ero,
Io sono della stessa opinione di Andrea, rimango tale, però spero in queste ultime ore che ci accompagnano a questa stracittadina di trovare qualcuno che mi possa un pochino, così dice, dare un pochino più di fiducia, vedere un pochino più di... Io non sono sfiduciato, però è pure, come t'ho detto, allora, detto inizio trasmissione, sarebbe da stupidi dire che non affronti un avversario di livello, quindi sì, quello c'è, ma non, sì, sono, vabbè, non mi sento assolutamente battuto, anzi confido, no, proprio per quello che ti dicevo, in Simone Inzaghi, che secondo me è una persona molto intelligente, come ti ho detto, già ha giocato il derby e già secondo me a lui gli basta come banco di prova per trovare le contromosse. No, io più che altro vi volevo chiedere a voi, magari mi spendete a turno, se questo può essere forse il primo derby dove c'è realmente, dal punto di vista tattico o tecnico, una così alta divergenza, così differenza tra le due squadre, al di là degli anni magari di quando eravamo tornati dalla Serie B e della Serie A, aspetta Andrea, no io dico se secondo voi percepite questo derby come forse l'unico dove c'è così tanta differenza. La differenza da quello di dicembre, che adesso li affrontiamo in un momento dove stanno più in forza. La differenza è quella. No, assolutamente no, ci sono state annate, ad esempio come quella in cui abbiamo rischiato la retrocessione, lì comunque sinceramente, che poi comunque con tutta la situazione la Lazio si era portata in vantaggio, ha sbagliato il rigore con Floccari, però lì era veramente oggettivamente molto più debole, e un po' tutti quanti, penso pure quando abbiamo seguito quella partita lo sapevamo. Secondo me però pure negli ultimi anni, pure nonostante queste, diciamo, stagioni alcune un po' tribolate, però non penso che poi siamo poi partiti sempre così tanto svantaggiati, sicuramente c'è una superiorità da parte loro dovuta anche a un percorso di crescita che hanno effettuato negli anni, però secondo me cioè, non c'è poi questo, non bisogna avere questo timore reverenziale nei confronti di questo avversario. Assolutamente. Alberto, tu non... Tecnicamente siamo, il livello tecnico stiamo come l'andata, il problema è che tornando al discorso del campionato che è talmente scadente, questi risultati di debito allora hanno fatto prendere una consapevolezza maggiore sul campo, ma non perché siano tecnicamente, come diceva Antonio, quando giocavamo per il Bico Floccari e loro giocavano il campionato, io non credo che ci sia troppo di livello tecnico. Stanno veramente mentalmente, fisicamente, mentalmente e leggermente meglio di noi. Sì, allora. E li asfaltiamo. niente, Andrea passa da momenti dove c'è l'imbarcata sottoterra a momenti di slancio d'ottimismo. Io diciamo che il problema grosso, vabbè, fino adesso non abbiamo voluto parlare, ma il problema grosso del derby di mercoledì è uno solo. Do parcheggiamo. Questo è il problema. A me non è che mi interessa tanta partita. Do parcheggiare, quello è il problema. Beh, allora utilizziamo queste ultime battute del Nido delle Aquile per analizzare questo aspetto, perché mi sa che tra un po' tocca partire. Troviamo un posto dove parcheggiare al derby. Infatti, è quello, perché l'orario è decisivo per parcheggiare. Sì, dove? Perché chiudono tutto, fanno il famoso piano sicurezza derby, che della serie. Il piano di sicurezza a Roma al derby funziona così, noi chiudiamo tutto, voi fate come vi pare, chi vuole venire viene, chiudiamo tutte le strade, i parcheggi. Io l'ho chiamato ufficialmente su questa radio, se il primo vigile mercoledì mi risponde come l'ultimo, niente, Andrea si scorda che ha un microfono sotto bocca, quindi non ha freni, comunque sia... Sì, è un grave problema questo, Gianfranco, da non sottovalutare. Palermo, il grosso problema, qual è? Il traffico. Per noi è il parcheggio. Cosa fai tu con la Raggi? Noi stiamo scherzando, io ho sentito domenica gente che faceva tattica allo stadio, ma se io lascio la macchina qua, poi vado a casa con i mezzi, ritorno con i mezzi, già ce l'ho qua parcheggiato. Uno dice, no, io mi faccio accompagnare, ormai... Purtroppo, io scherzo, ormai siamo schiavi di sta cosa, è una cosa... Sì, ma io rimango sempre dell'idea, appunto per questo Gianfranco, che è uno dei problemi anche per cui la
lo stadio della Lazio è vuoto. Al di là delle polemiche, al di là delle polemiche, al di là delle polemiche, c'è sempre. Non ci viene, ma mica non viene per. No, non viene solo per il parcheggio, però comunque sia, ti mettono in condizione sempre di più di preferire altre soluzioni che ad andare allo stadio. La televisione, i parcheggi, il piano sicurezza, le barriere. No, ma se uno si fa condizionare dal parcheggio, ma allora non è un solo. È meglio che non ci viene. No, non, vabbè, credo non è soltanto il parcheggio, secondo me, sì, è proprio un tipo di politica adottato, cioè, che comunque. Ma quello è chiaro, il disegno, ne abbiamo parlato tante volte. Quello. Vogliono fare il teatro, vogliono fare. Di opinioni oltre. Vai! Cambiamo un attimo il discorso. Aia. E sicuramente da qui ai prossimi mesi uno dei tanti argomenti sarà lo stadio. E oggi sono uscite altre situazioni, altre zone di dove può crescere, oltre a quella famosa che conosciamo tutti, che sarebbe Fiumicino, Monte Spaccato e Tor Vergata. Sì. Quale scegliereste voi? Io la mia, per me è Fiumicino, sia perché ci arrivano per interesse personale. Io direi Monte Spaccato per interesse. Ah, pure lui. solo noi non ce l'abbiamo vicino casa. Tor Vergata. Tor Vergata. Vabbè, diciamo no, vicino casa. Andiamo a Fiumicino, di ritorno, soprattutto le partite di lì. Quando delle 7 e mezza, ma a Mantovietta ce va a parte. Giusto, oppure andiamo a mangiare. No, non lo so, io glielo dicevo prima a Marco in macchina, ma una mia sensazione, no, un presentimento che poi sarà il Flaminio, anche se poi tutti dicono no, ma secondo me poi sarà quello. Secondo me no. È una mia impressione così, ma non ho. Diciamo che ora sensazioni a pelle. La società dovrà uscire allo scoperto ora, però, per forza di cose. Cioè, già è uscita? No, però no, in termini seri, cioè seriamente presentando un progetto, cioè ripresentando il progetto all'attuale sindaco e cercare questo punto dove costruirlo, perché di comunque sicuro dovrà scegliere un'altra. Assolutamente sì, sì, sì. Il dottor Lovino l'ha già presentato l'altro giorno col fax, visto che dall'altra parte avete sorvolato sul problema idrogeologico, non credo che farete delle discriminazioni della Roma Lazio, quindi è ovvio che gli sta dicendo il terreno è questo, io so questo, adesso vedete quello che ho fatto. Anche perché è un po' diversa la situazione, però volta, perché lui quando entrò proprio in società dopo pochi mesi, dopo un anno circa, con quel plastico, vi ricordate? Sì, sì, addirittura entrarono alcuni dalla curva giustamente per spostarlo, perché lì c'era ancora tutto in alto mare, si trovava ancora mercato, lui parlava di spostare. E quindi non sono rimesso nel cassetto, adesso stanno. Hai sentito una parola sullo stadio della Roma, della Dito? Non ha mai parlato, ha detto. Beh, lui aspettava, chiaro. Non ci raggi dalla sola. L'unica cosa che dobbiamo fare è poi boicottare quella zona dove la voleva fare lui. Ma a parte che trovo sconveniente il fatto che il comune allora non ha fatto altre proposte e a me ne fai altre proposte, ma non credo che le faranno. Comunque lui resterà fermo sulla zona di Bello. Sì, conoscendo il personaggio. Però sì, scusatemi, però la differenza è importante tra la Tiberina e Tor di Valle, perché comunque i terreni che ha lui non sono edificabili per un semplice motivo, perché in caso di emergenza che viene aperta la diga, quei terreni vengono allagati. Quindi è proprio una questione di, come si dice, di sicurezza cittadina, non è che poi ti puoi impuntare. Sì, sì, però non è, là è proprio un rischio che Laura Terna che è andata a fare le prove proprio con la Lazio all'epoca, e il problema è fondamentale da questo. Sì, sì, ma se ci dovesse essere un problema col Tevere, aprono una diga e quei terreni sono proprio predisposti, perché sono tutti pianeggianti, per raccogliere tutta l'acqua di questa diga in modo che non faccia danni. Quindi non è un problema là, è impossibile proprio, ragazzi, costruire. Io non è più possibile. Ah, tu dici spostano, sì, la diga, certo. No, anche ora. Sicuramente sbaglierò, però comunque sia, nel primo progetto costruito dalla Roma chiaramente c'erano diverse situazioni, tra cui anche la richiesta al comune di cercare di rendere la zona possibile
per eventuali, per un'eventuale costruzione dello stadio, quindi cercare di riqualificare l'urbanistica per predisporre la costruzione dello stadio. Io penso che da quel punto